ragazze, bentornate sul canale. Oggi voglio farvi vedere i miei 10 rossetti preferiti per la primavera e l'estate. Sono riuscita a selezionarne 10, sono stata brava. Credo che due o tre si somiglino fra loro, però come sapete io non ne ho tanti e quindi volevo fare numero, quindi per non farvene vedere due, ovviamente. Quindi ho scelto proprio quelli, anche se si somigliavano, comunque quelli che mi piacciono di più, quelli che preferisco mettere in questa stagione e anche in estate. Allora, ne ho 3 sul rosa, 2 sul fucsia, 3 sull'arancio rosso e 2 sull'oro. Comincerei dai nude. Allora, il primo rossetto che vi faccio vedere ce l'ho da tanto ed è questo qui di Essence, è un rossetto liquido ed è il numero 03 Soft Nude. Vediamo l'applicazione. Questo lo avrete visto e stravisto. Questo qui è un rossetto molto confortevole sulle labbra. Secondo me non asciuga molto, in maniera molto opaca, sinceramente, però l'abbiamo pagato poco e quindi non ci aspettiamo più di tanto. E trovo che questo nude sia un nude che mi sta bene, perché non è troppo tendente al rosa. Io ho bisogno di un nude più tendente al marroncino per stare bene con la mia carnagione. Passiamo al rossetto numero 2. Scusate se sentite rumore perché stanno tagliando l'erba fuori, quindi qui o martellano o usano il trapano o tagliano l'erba, non si può stare mai tranquilli. Comunque, rossetto numero 2, questo è un matitone di Avril, è bio e non l'ho preso da tanto ed è il... si chiama Rose Indienne forse. Applicazione. Trovo che questo colore sia proprio adatto alla primavera perché è un rosa super acceso, però molto portabile, non è niente di troppo forte. Non so, credo che sia bene su tutte le carnagioni. Non so, qualcosa di... qualcosa che attira, perché è proprio carino e dura abbastanza. Sta bene, secondo me, anche sulle carnagioni più scure. E non lo so, ha qualcosa di particolare che... attira. Ora passiamo all'ultimo rossetto, che è di MAC. Ovviamente ne ho 2 di MAC. Quindi passo solo un po' di fondotinta ed è il Please Me, che è un bel rosa. Vediamo un po' come si applica. Questo è un po' meno acceso della matita che vi ho fatto vedere prima ed è più pastello. E questo secondo me non sta proprio bene a tutte le carnagioni perché potrebbe sbattere un po', infatti mi sbatte già di più come dell'altro perché questo è più freddino. Diciamo che i colori chiari tendenti al freddo a me sbattono tantissimo. Infatti sto meglio con i colori caldi, però anche questo è molto bello e ha un profumo eccezionale. Ora passerei ai dorati e ne ho 2. Ho un lucida labbra, un lip gloss e un rossetto. Comincio dal lip gloss. Questo lip gloss è di Bella Pierre, si chiama Super Lip Gloss e il colore è Vanilla Pink. E questo colore ha un odore molto buono. E secondo me questo sulle carnagioni abbronzate sta super super bene, perché è proprio... è un colore dorato però non invadente, è molto carino e ha un odore buonissimo. Anche il gusto non è male in effetti, quindi lo consiglio per chi è anche golosa. Ok, l'ultimo rossetto d'oro è di Astor ed è il numero 600 credo. Questo colore qui. E tendo a non indossarlo mai, però quest'estate voglio darci dentro e indossarlo un po' di più. Questo secondo me sta bene anche come illuminante al centro dopo che si mette un altro rossetto. E forse anche come illuminante, proprio come illuminante, potrebbe andare bene. Credo che sia bene a tutte le carnagioni, mi ci vedo anche una magari con la carnagione molto molto chiara, tendente al rosa.
troppo questo rossetto, non penso che gli stia male. Ovviamente questi rossetti qua sulle carnagioni scure sono sempre più belli. Ok, ora passo ai fucsia e ne ho due. Prima vi faccio vedere questo, che è nuovissimo, l'ho comprato da poco ed è della NYC, o NIC che sarebbe Y, New York Color, la marca, sì, New York Color. Non avevo mai comprato niente di questa marca, l'ho trovata da acqua e sapone, nella mia città non c'è, sono andata in un'altra città che in effetti non è neanche lontana e ho provato a prenderne uno e caspiterina, proprio proprio bello. Quindi pagato 2,99 euro, un colore strepitoso, questo si chiama Blue Rose ed è un Expert Last Lip Color, molto bello, vi faccio vedere adesso. Caspita, veramente veramente bello, andrò sicuramente a prenderne altri. Sono rimasta molto soddisfatta per 3 euro di rossetto, è molto bello. Ok, passiamo all'ultimo fucsia e questo probabilmente me lo porterò fino alla fine del video perché poi da togliere è una tragedia, ed è il Candy Yum Yum di MAC, che è questo rosa fucsia fluo, veramente super super fluo. Questo è stato il primo rossetto di MAC che io abbia mai preso e non l'ho messo tantissimo perché è un colore deciso, insomma bisogna saperlo portare, e adesso mi impegnerò e cercherò di metterlo il più possibile, ma è fantastico, veramente fantastico. È una tragedia mandar via questo. Ah, mio Dio, devo aiutarmi. E che ho portato l'acqua micellare, solo che non ho portato il cotone per togliere il rossetto, la pigrizia non mi aiuta di certo ad alzarmi e andare di là a prenderlo, quindi preferisco soffrire. Ora i rossi arancione, più che altro sono arancioni, comunque il primo di Essence si chiama Coral Calling numero 01 e fa parte della linea Long Lasting Lipstick. Sinceramente non long lastano molto e sono abbastanza trasparentini secondo me. Proviamolo insieme. Non capisco se questo colore mi sta bene o mi sbatte, non riesco veramente a capire. Fatemelo sapere voi cosa ne pensate di questo colore. Io allora dicevo che ho difficoltà a credere sempre. Non a credere, su di me lo noto, che se il rossetto non è opaco non mi dura una mazza, me lo mangio perché non sto mai zitta e mangio sempre i rossetti, però non è male, insomma, che questo costa 3,49 euro forse quando l'avevo comprato io. È un colore che mi piace molto ed è adattissimo a primavera, estate, però sì, non capisco se mi sta bene, ditemelo voi. Ancora due. Mi trucco sempre di fondotinta il piercing e poi mi dimentico di pulirlo, fa schifo poi. Allora andiamo avanti, penultimo rossetto, questo è nuovo, l'avete già visto nell'altro video, è di Kiko, il Vivid Color Lipstick Pencil numero 04, fatto così, è un rosso, no sì, un rosso, è un corallo super mega acceso che secondo me è un po' simile a questo, vediamo, adesso li provo e poi faccio... Ah, mi prende il naso. Lo swatch e vediamo se è uguale all'altro. Beh, questo è senz'altro più corposo. Sembra, ma no. Allora, questo qui è quello che ho addosso e questo qui è quello di Essence. Questo è proprio più salmone, secondo me. Questo più aranciato. Questo è un po' più verso il rosa. Anche se non è che si veda molto, insomma c'è poca differenza. Questo è senz'altro molto più corposo e trovo che mi sia meglio perché è più acceso e trovo che stia anche benissimo con questa collana, stacca tanto e
mi piace. Ottimo, oh, ottimo, bello, bello, ho pagato 1,70€, era scontato. Brava Ila. Siamo arrivati all'ultimo rossetto perché davvero mi si stanno sfracellando le labbra. Sono tutte secche e non sofforto. Ed è vecchio come il cucù, anche questo, è della Chen, quindi la marca del Lidl. È rosso arancione, si chiama Spicy Red. Ed è questo colore qui. Ce l'ho da tanto, l'ho messo pochissimo perché io ho tipo una passione assurda per i rossetti. Sarei in grado di guardarmi tutto il giorno dei video di swatch, di prove di rossetti, ma dalla mattina alla sera. Mi piace proprio vederli, vederli nel tubetto, averli applicati, vedere come si applicano. Vado fuori, sono proprio fuori come un balcone, e quindi mi piacciono tantissimo. Poi però in realtà non li metto più di tanto. Quindi questa cosa deve finire, devo guardare meno video e usarli di più. Proviamo questo. È un bellissimo bellissimo rosso che mi sta bene. Credo che il rosso non mi doni moltissimo sulle labbra, ma questo che è caldo e molto aranciato mi sta bene secondo me. Poi è bello lucido, un bel finish lucido e cavolo, sta bene, mi piace. Ed ecco, quindi avete visto i miei 10 rossetti preferiti per questa stagione, già per l'estate. In effetti avrei potuto tenere quello rosso, però volevo idratare le labbra perché le sentivo proprio che volevano suicidarsi. Qui è dove sono andati tutti i rossetti, è stato bello. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. So che in effetti è sembrata una televendita, non volevo, però ero presa bene oggi. Sono presa bene oggi perché ho avuto tempo di registrare il video, yeah! In effetti sono arrivata a casa e adesso sono le 7 di sera, mi sono truccata apposta per il video. Cosa che non mi piace fare tanto, mi sembra di sprecare i trucchi, però avevo voglia di truccarmi e di fare un video, quindi sono contenta di averlo fatto. Sto zitta, basta, sono presa bene. Vi mando un bacione, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali sono i vostri rossetti preferiti per la primavera e l'estate, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!